C'è un qualcosa di sadicamente malsano, penso, nel raccontare le storie di fallimenti comicamente colossali, ma è divertente, non ci posso fare niente. Allora, benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 dei 10 prodotti e invenzioni fallimentari di tutti i tempi. Alla numero 10, la DMC-12, la DeLorean. Ah, ma perché? Fu prodotta in serie? Oggi potete scommettere, ci ho anche fatto un giro una volta, fedelissima tra l'altro. Certo, non sono stato riportato indietro nel futuro e questa è la pecca principale di quell'auto. Il suo canalizzatore non funziona. Io non capisco veramente come mai. Oh, per la verità, molti pensano che DeLorean sia un nome fittizio usato per il film. Difatti era una casa automobilistica esistente che smise di esistere proprio a causa della DeLorean DMC-12. Che sì, aveva l'apertura delle portiere molto retrofuturistica e fica, ma giusto quello. Di pezzi ne furono venduti pochissimi. Il film, al contrario di ciò che si pensa, non aiutò a venderne di più e anzi Zemeckis, sapete, scelse quel modello perché non avrebbe dovuto pagare così i diritti alla DeLorean, visto che stava per fallire. E alla numero 9, il Segway. Vai, Segway, vai! Ora, di sicuro là fuori, magari anche tra voi, ci sarà qualcuno fiero possessore di Segway che ve lo difenderà a spada tratta, urlando di come sia la migliore invenzione umana dopo i Coco Pops. Ma ecco, non dovete credergli. Lanciato sul mercato nel 2001 con l'intento dichiarato di rivoluzionare la locomozione dell'intera umanità, così non fu. E lo pensano tutti, ci posso giurare. Usandolo, sembri un po' coglione. Non lo so, ti dà quel feeling da poliziotto robot in uno di quei contesti tipo mondo futuristico perfetto, che in realtà però è abitato soltanto da disadattati mentali. E non lo so, ma è bruttissimo. E in più ci vai, come si dice dalle mie parti, a baciare il bambino come se non ci fosse un domani. Stentate per terra a non finire. Ironicamente, cioè, sta un po' brutto, ma il proprietario stesso della Segway, Jimmy Heselden, poverino, morì cadendo da un dirupo mentre andava sul Segway, quindi. E alla numero 8, Microsoft Bob, uscito nel 95 con l'intento di insegnare l'utilizzo di un PC casalingo a un'utenza non ancora abituata a quel mondo. Gli intenti erano onesti. Nessuno nasce imparato, soprattutto quelli di un'altra generazione. La resa però fu un po' meno onesta. L'interfaccia era con tutte quante le azioni che corrispondevano a oggetti, tipo non sai dove guardare l'ora? Eccola, è sull'orologio. Per uscire esci dalla porta. La mucca fa moo, the pennies on the table. Cioè, non è che siamo bambini deficienti. In più Bob succhiava una quantità di energia enorme per i PC dell'epoca, che se la sognavano, fu dismesso un annetto dopo, ma non prima di aver inferto all'umanità per vendetta un ultimo potente colpo che ci farà ricordare per sempre, donandoci Clippy, la maledetta spilletta Clippy. Ve la ricordate Clippy? E alla numero 7, l'HD DVD. Se siete della mia generation, ricorderete quando i primi del 2000 fecero nascere la diatriba DVD o Blu-ray, con chi contestava: ah, i raggi blu non avranno mai spazio su questo mercato, costano troppo, sono per poser, le TV non li reggono e siamo già al massimo, fine. Ecco, classico discorso che si fa ogni 10 anni, poi quel massimo viene superato il giorno dopo, tutti acquistano un Blu-ray e la tua collezione di DVD assume velocemente le sembianze di un prodotto del neolitico, e tu di fronte ai tuoi amici mentre il giorno prima dicevi quelle stesse parole, l'aria di un tizio che anni dopo sarebbe andato sul Segway. Ma la Toshiba si oppose buttando sul mercato l'HD DVD, ossia la sua versione del Blu-ray, solo che più o meno un anno dopo del boom del Blu-ray nessuno se lo filò ovviamente e la compagnia giapponese perse milioni di milioni. Cioè, ma va? E alla numero 6, l'Arch Deluxe, che non so se sia mai arrivato in Italia, devo dire. Vi confesso che per quanto mi piaccia percularlo il Mac, lo sapete, non sono un grande conoscitore dei suoi menu perché sono celiaco e quindi non so neanche di che minchia sappiano quei panini chimici, e forse un bel. Ma ecco, comunque l'Arch merita di finire qui, dicevo, perché fu il più grosso fail McDonald's, pubblicizzato a suon di 300 milioni di marketing come il panino per adulti dai palati raffinati. Oh wow, è esattamente quello per cui si va al Mac, vero? Alta cucina. Pare non avesse nulla di diverso da tutti gli altri lai di paninazzi e il pubblico rispose con un cheeseburger, grazie. I milioni spesi dal Mac, così, verso l'orizzonte. E al numero 5, lo Zoom. Torna alla carica la Microsoft, sempre disperata come non mai, a forza di tentativi quasi comici, devo dire, per star dietro a chi le idee ce l'ha veramente, Microsoft. Siamo nei primi del 2000 e Steve Jobs rivoluzionò il mondo con l'idea dell'iPod, che avrebbe poi dato una spinta colossale a tutto il mercato moderno di musica digitale. E la Microsoft però disse...
Questi loro iPods. Lo sapete chi ce l'ha quello vero? Noi! Comprate il nostro Zune, classico prodotto che tua nonna ti regalava a Natale, tipo: guarda, ti ho comprato quello che hanno tutti i tuoi amici. Oddio, nonna! E tu poi eri costretto ad andare a scuola a farti umiliare perché tutti quanti avevano l'iPod e tu invece ti presentavi con lo Zune. Durò fino al 2012 per qualche miracolo che non si sa e poi, giustamente, morì. E alla numero 4, The Newton 93, e anche la Apple ha i suoi momenti di appannamento, per carità, basti pensare all'Apple 3. Ma il Newton, oh mamma, assistente digitale col nome di uno degli esseri più brillanti ad aver mai calcato questo piccolo sasso nello spazio. Newton probabilmente si rivoltò nella tomba, era la cosa meno Newton del mondo, quell'affare brutto, costoso e soprattutto che doveva fare un'azione, cioè farti scrivere col pennino, ma quello che veniva fuori era più simile a un proto cuneiforme che a qualche lingua comprensibile. Steve Jobs tornò nel 97, mise fine per fortuna a questo scempio, fece licenziare non so quanta gente e per uccidere il pennino, da lì partì l'idea geniale del touch. E alla numero 3, il Galaxy Note 7. Nel 2016 esplose sul mercato, letteralmente, cioè perché il Galaxy Note 7 aveva questa particolarità: saltava in aria. Un marketing che fu davvero la bomba, quindi, in tutti i sets. Basta. Per malfunzionamenti al processore e alla batteria in particolare, fu la stessa Samsung, che poi l'anno dopo rimediò al misfatto con un modello rivisitato, a sconsigliare l'acquisto del suo stesso prodotto appena lanciato, perché appunto aveva questa fastidiosa abitudine di prendere fuoco per surriscaldamento. Accadde anche a bordo di un volo, pensate, nel 2016, che dovette essere evacuato. Capirete che a livello di immagine la cosa fu scottante. Dire basta, battute orrende. E la Samsung mandò 2 miliardi in fumo. E alla numero 2, i Google Glass. Peccato, a me sembravano fighi. Ho sempre sognato di fingere di essere un super poliziotto aumentato nel mio mondo alla Minority Report che ho in testa. Evidentemente era una fantasia che non andava tanto per la maggiore, quella di avere immagini che ti sfrecciano davanti agli occhi durante tutto il giorno con fotocamere integrate. Micchia, oh, io voglio essere nel 3000. E invece no, perché i Glass morirono quando sorsero problemi di prezzo, impossibile, e privacy, perché riprendevano in continuazione i volti di gente senza il consenso. E poi ti avrebbero distratto anche durante la guida, dicevano, e di qui di là. Che palle! Che palle, io voglio vivere nel futuro. Quando arriva il futuro? E alla numero 1, la New Coke. Oh, mamma, se c'è una cosa che invece non deve essere toccata perché siamo già al pinnacolo della perfezione, la cuspide della magnificenza, è la Coca-Cola. In vetro, possibilmente, non fatemi trogloditi da lattina di alluminio, non siamo mica buzzurri americani che se la scolano anche a gusto di liquirizie frattaglie suine. No, ma perfino i buzzurri dell'Ovest si rivoltarono quando nell'85 arrivò la New Coke, che cambiava completamente il gusto base. Per riadattarlo dicevano a ciò che il pubblico voleva. Chi? La New Coke fece giustamente rischiare l'azienda come Gagarin, perché faceva cacare, pare, e fece inorridire tutti quanti. L'esperimento fallace, per fortuna, crepò all'istante. Allora, piaciuta questa lista? Mi raccomando, date un'occhiata anche a queste altre top 10 e ci vediamo domani per un altro video.